Rallenta il fenomeno bradisismico nei Campi Flegrei e quanto detto da Mauro De Vito, direttore dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, all'assemblea pubblica, divenuta poi un consiglio di municipalità, indetta dai comitati del quartiere Bagnoli. Siamo in un momento in cui il processo ha un po' rallentato la velocità, la deformazione del suolo ha rallentato, il numero di terremoti, come potete vedere anche dagli umori delle persone, sono molto limitati. Nell'ultima settimana ci sono stati solo 3 piccoli terremoti. In moltissimi tra residenti ed esponenti dei centri sociali erano presenti alla sala consiliare della decima municipalità per ascoltare l'informativa sul bradisismo e per parlare con il sindaco Gaetano Manfredi. È stato proprio il primo cittadino ad illustrare la situazione e le prossime mosse. Sta procedendo nell'attuazione del decreto nazionale, adesso c'è tutta la parte che riguarda il nuovo piano di emergenza che sarà proposto nei prossimi giorni alla Protezione Civile Nazionale e poi partiranno le attività di valutazione della vulnerabilità su edifici pubblici e privati. Tante le vertenze rivendicate dagli attivisti, come spiega Umberto Martellotta del laboratorio Iskra. Le risposte che vorremmo sono tante, una su tutte è lo stato dell'arte della bonifica, le clausole sociali e tutto quello che ha a che fare con il percorso di bonifica e risanamento di Bagnoli e del sito dell'Italsider. Non sono mancati malumori, visto il forte ritardo con cui è iniziata l'assemblea, programmata per le 16:30 e partita alle 18 inoltrate. I cittadini presenti hanno chiesto di poter intervenire per primi, cosa che però non gli è stata concessa. Già in programma per il 22 dicembre il prossimo incontro per discutere della bonifica.